per la lista Rinnovamento Civico, chiuderanno la campagna elettorale l'assessore designato Luigi Lombardo, il candidato al Consiglio Comunale Andrea Giliberto e il candidato al Sindaco Mario Monaco. Tra qualche minuto per la lista Rinnovamento Civico chiuderanno la campagna elettorale l'assessore designato Luigi Lombardo, il candidato al Consiglio Comunale e il candidato al Sindaco Mario Monaco. Concittadine, concittadini, vi ringraziamo per essere qui e aver preferito noi a certi altri divertimenti. Grazie, grazie. Siamo alla fine della nostra campagna elettorale, adesso toccherà a voi. A voi giudicare chi è degno di andare a amministrare questo comune. Noi riteniamo di aver fatto la nostra parte. Prima però di iniziare, volevo iniziare appunto con una nota allegra, divertente se volete, ma significativa. Oggi si festeggia un centenario, bello, ed è il centenario della nostra casa comunale, quella che vedete nel nostro simbolo e che ci rappresenta e che rappresenta tutti voi. Esattamente 100 anni fa, il 13 giugno del 1908, i nostri padri si riunirono e deliberarono di costruire questa meraviglia. È la casa di tutti, è la casa dei Palazzolesi, quella che ha visto tante battaglie da una parte e dall'altra per il bene del nostro paese. In nome di questo simbolo noi siamo qua, per il bene comune. Non rappresentiamo interessi di parte, ma solo interessi della gente, della collettività, di tutti voi, di tutti noi. Per questo siamo qua. Dopo tanti anni ci vedete ancora una volta impegnati a cercare di cambiare questo nostro paese. Io sono stato designato da Mario Monaco a fare l'assessore se le cose andranno bene. Lo ringrazio per questo onore, non so se sono degno. Farò cercando di tenere presente sempre il bene comune, nel nome del dialogo, accettando qualsiasi suggerimento mi verrà dalla gente. Perché io sono una persona semplice, una persona del popolo e soprattutto, consentitemi, sono palazzolese, autentico palazzolese e da palazzolese mi presento a voi con la mia modestia ma con tutto il mio entusiasmo. In particolare io voglio curare un settore che un po' è trascurato e che comunque merita un'attenzione particolare. Si tratta dei nostri beni culturali, si tratta di una delle risorse del nostro comune, beni culturali archeologici, artistici, architettonici.
Bene, io so le difficoltà che si incontrano per valorizzare questi beni, so le competenze che ci sono eccessive, per cui il Comune non riesce a gestirli direttamente. Ma io direi che, attenzione, noi dobbiamo tendere verso un obiettivo su questo campo. Noi dobbiamo saper gestire questi beni culturali, ad altri la tutela, ma la gestione deve essere dei comuni, perché non è possibile che il Teatro Greco e i Santoni siano sommerse dalle erbacce e offriamo questi spettacoli ai nostri visitatori, ai turisti. Questo non è consentito. Non è consentito che i santoni siano chiusi o non siano fruibili, perché la soprintendenza non ha personale. Bene, lo mettiamo noi il personale, perché ne abbiamo anche in esubero nel nostro comune. Non è possibile che questi monumenti siano chiusi il sabato e la domenica, quando viene la gente. E allora cerchiamo di distinguere la tutela dalla gestione. Questo è il nostro obiettivo. E un esempio vi voglio fare a proposito dei Santoni, che è il monumento più straordinario che ha Palazzolo, consentitemi, è il monumento unico, solo il nostro paese possiede questo bene. Vero, è stata fatta una mostra del nostro amico Enzo Mieli, che ci è piaciuta, ma a che cosa servono le mostre se poi la gente viene per visitare questi luoghi e li trova chiusi? A cosa serve? La gente viene qua per vedere monumenti aperti, non cancelli chiusi. Noi ci impegneremo con la nostra semplicità, senza arroganza, cercando di trovare tutte le soluzioni, senza atteggiarci a salvatori della patria. Lo faremo con semplicità, nel dialogo anche con la soprintendenza, anche con gli assessorati preposti. Lo faremo con delle manifestazioni culturali ad hoc, studiate e mirate a valorizzare questi beni. Lo faremo anche in un modo, credo che sia una soluzione, ad esempio per quello che dicevo dei Santoni. Perché non studiare come fare per realizzare il terzo sito UNESCO? Perché non cerchiamo di far sì che i Santoni vengano inseriti nella lista dell'UNESCO? È proibito questo? Voi dovete e dobbiamo pensare che si tratta di un monumento unico che, consentitemi, sta alla pari con Pantalica, e dunque ci dobbiamo riuscire. Noi siamo felici, contenti che il nostro paese sia iscritto nella lista dell'UNESCO, che cioè due suoi bellissimi monumenti siano in questa lista. Bene, ci sta anche il terzo monumento, i Santoni. In questo modo noi risolveremo il problema della gestione attraverso anche dei finanziamenti europei. Ecco, tutto questo noi lo faremo con impegno, con dedizione. Comunque lo faremo, cittadini, lo faremo. Comunque vadano le elezioni, saremo qua con voi per questo nostro paese che così tanto amiamo. Io non mi voglio dilungare, passo la parola a chi deve parlare dopo di me. Vi invito a riflettere che questa è una data importante, non solo perché è un centenario, ma è una data importante per tutti noi e per tutti voi, per dare una svolta a questo nostro paese. Aiutiamoci a vicenda. Voi ritenete che il paese debba continuare così? Io dico no, noi siamo qua per cambiarlo. L'alternativa è necessaria. Grazie, buonasera. E amici di Palazzolo, grazie di essere qui. Io arrivo alla chiusura di questa campagna elettorale in maniera pessima, con un po' di febbre, con una voce, come potete ascoltare, afona. Ma certo questo non mi impedirà
di lanciare tra le vie di Palazzolo e il cielo di Palazzolo, quello che è il mio canto libero. Vedete, è stata una campagna elettorale esaltante per quanto mi riguarda, perché ho ricevuto anche l'affetto delle persone e ho ricevuto lezioni sul mio paese anche, perché ce lo hanno spiegato. Ho ricevuto lezioni di macroeconomia, di paese, di sistema paese. Ma quale paese? Certo, sicuramente chi mi ha preceduto avrà visto tutti i convegni che si tengono a Cernobbio sulle politiche finanziarie sul nostro paese. Credo sicuramente che avrà girato il mondo e avrà visto anche paradisi fiscali, compreso Liechtenstein. Di questo sono sicuro. Vedete, io non amo lo scontro, ma preferisco il confronto. Ma non amo neanche quelli che sono infingimenti e prese in giro. Perché qui mi sembra che in giro ci siano tante casalinghe che alzano il tappeto e infilano sotto la polvere, per non dire la verità a questo paese. E allora stasera sarò io a dire qual è la vera battaglia in atto in questa campagna elettorale. La campagna che stiamo facendo è quella di scardinare il paese da un gioco da cui è stato tenuto nell'aberrante logica illogica, logica illogica di quella che è la politica, e lo dico in siciliano, Roma Suggio e Dogonza Masuggio. Perché vedete, questo paese non è immutabile perché una dinastia in senso feudale riesce a governarlo. È immutabile perché c'è qualcuno che fa questo gioco e vuole che accada questo, facendo i finti oppositori, mettendo gente della transumanza un anno in uno schieramento, un anno in un altro schieramento, portando dietro di sé gente che invece vuole farla realmente l'opposizione. Vedete, questi sono personaggi a dubbio fatto. E qui sembra che vi invitino a giocare, no? Alla roulette. Fate il vostro gioco, signori. Uno va a fare la puntata e il gioco è fatto. Riviene va più, perché il gioco è quello di sempre. Perché questi, vedete, come vi ho già detto, sono salterelli, un giorno di qua, un giorno di là, e prendono ordini sempre dalla stessa cabina di regia. Domani l'altro, domenica, voi cittadini di Palazzolo avete l'occasione di scardinare questo sistema. Non perdetela. Destrutturate questo sistema, ricostruite il paese su una base nuova. Non è possibile che un popolo sia allo stesso tempo vittima e carnefice. Non è possibile. Vedete, noi vi invitiamo a rompere queste catene, perché in questo recitare a soggetti di questi personaggi, e qui la recita è carina, perché sono ladri di Pisa, di mattina litigano e la sera si organizzano per fare le bravate e le fa le spese a Palazzolo. Allora, domenica dovete votare contro il sistema degli insuciamenti e della falsa opposizione, perché, vedete, loro sono il popolo della libertà. Noi siamo per la libertà di questo popolo, per la libertà di questo popolo. Noi ci batteremo con tutte le nostre forze per riportare in questo paese una piena democrazia. Flagellateci pure, decapitateci, ma noi non finiremo di gridarvi che dovete essere liberi, perché un domani ne dovrete dare conto ai vostri figli, ai vostri nipoti, un perché glielo chiederanno e voi glielo dovrete dare. Vedete,
qui in giro ci sono sciacalli che hanno capito che il paese è un animale che sta morendo poco a poco e le ultime carni vanno strappate, perché lasciarle seccare al sole? Questa è la verità. Perché vedete, io non mi invento le cose, questo è un paese in continua decrescita demografica, è un paese in continua decrescita economica, è un paese che avvilisce i migliori oppure li costringe a leccare. Questa è la verità. Ma ce le vogliamo nascondere queste cose? Vogliamo fare ancora finta di niente? I giovani vengono lasciati agli incidenti e ai grandi alunni. Ma come deve andare avanti questo paese così? Questo è un paese che vogliono lacerare, mettendoci l'uno contro l'altro, facendo scatenare piccole gelosie, piccole invidie. Dobbiamo ritornare a dialogare e dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione, perché la barca sta affondando. Noi ci batteremo e chiunque sarà il sindaco, vogliamo che sia un sindaco lontano da condizionamenti, che in poche parole non sia un sindaco a guinzaglie di qualcuno, né sotto schiaffo di una banda di masnadieri transumanti. Vogliamo che sia un sindaco orgoglioso di mostrare il gonfalone di questa città. Questa città come simbolo è su un'aquila, non uno stormo di avvoltoi, un'aquila che è un animale nobile, è un animale fiero, è un animale dignitoso. Vedete, noi vogliamo che quando il nostro futuro sindaco incontrerà altre persone, chiunque che si sia, e gli chiederanno di che schieramento sei, e vedete, lui dovrà semplicemente rispondere: io sono Palazzolo. Dovrà rispondere: sono Palazzolo che si alza, sono Palazzolo che si alza e riprende la sua dignità e riprende il cammino della sua storia. Questo è lo spirito per cui ci battiamo. Io, Mario Monaco e tutti gli altri, noi rendiamo omaggio a Palazzolo. Grazie. Carissime amiche ed amici, cari concittadini tutti, siamo arrivati così al termine di questa campagna elettorale. Una campagna elettorale che, come ho scritto anche nella lettera che abbiamo inviato a tutti voi, insieme al nostro programma, è stata sostanzialmente corretta in certi toni, ma ha riservato dei colpi bassi che non sono, come dire, accettabili. Uno fra tanti, quando stasera si è detto e si è voluto affermare che le liste civiche sono accozzaglie di gente che va a tutelare i propri interessi, questa è un'affermazione completamente priva di fondamento, che nessuno avrebbe dovuto fare in questa piazza, perché sicuramente la nostra lista civica è lontanissima dall'idea di andare a perseguire interessi di parte. Tutto il nostro programma, dal primo momento, dalla prima sera, lo abbiamo indirizzato soprattutto contro queste forme di interesse. Abbiamo parlato di trasparenza, abbiamo parlato di partecipazione, e sono solo questi gli elementi che possono prevenire qualunque forma di tutela di interessi di parte. Solo nella chiarezza e nella trasparenza è impossibile curare i propri interessi o interessi di piccoli gruppi. Quindi, da parte nostra, l'assicurazione in questo senso è ampia, totale, assoluta. Non andremo a perseguire la tutela di nessun interesse che non sia quello della collettività, dell'intera cittadina di Palazzolo. Detto questo, e prima di entrare un po' nel vivo del nostro discorso, volevo anch'io accomunarmi a quello che è un ricordo doloroso,
e affettuosissimo nello stesso tempo nei confronti delle vittime del lavoro. È un argomento su cui si sono soffermati anche gli altri candidati a sindaco e che io faccio mio, perché in questi discorsi effettivamente non ci può essere nessuna distinzione né di partiti né di liste e né di niente. È un problema che ci riguarda tutti, perché è un problema che riguarda tutti noi. È un problema che dobbiamo attenzionare, su cui ci dobbiamo impegnare, ognuno per la sua parte. Certo, il Comune ha determinati strumenti, ma il Comune deve fare in questo senso la sua parte, facendo formazione, cultura, collaborando con le scuole, collaborando con le imprese, collaborando con tutti gli enti e le istituzioni che sono preposti a tutelare adeguatamente la sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è giusto che ci siano dei lavoratori che la mattina escono di casa per andare a guadagnarsi lo stipendio, per andare a guadagnarsi da vivere, e non sanno se poi la sera torneranno a casa. Quindi dobbiamo impegnarci tutti in questa direzione, fare in modo che le politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro diventino un fatto culturale a cui tutti dobbiamo attenerci, indipendentemente dai costi, perché non ci sono costi di prevenzione che possono valere il costo di una vita umana. Adesso volevo passare un pochino al nostro programma. Stasera mi è parsa un po' la fiera delle vanità, la fiera di discorsi inutili, perché ho sentito ripetere tanti argomenti, molti ripetitivi, sui programmi che ognuno sta cercando di presentare alla cittadinanza. È vero, il programma ci vuole, anche noi l'abbiamo presentato, ma abbiamo messo alla base di questo programma una frase che è molto importante. È una frase di Don Luigi Sturzo, che diceva: è meglio promettere meno e poi dare di più che non al contrario. Ecco, noi ci siamo impegnati a promettere alcune cose sperando di poterle realizzare tutte e di poterne realizzare anche di più. E queste cose cercheremo di realizzarle con un impegno continuo, assiduo, costante. Non dobbiamo derogare dagli impegni che ci siamo assunti. Però una cosa mi va di sottolineare subito: non è giusto che gli amministratori, chiunque essi siano, amministratori locali, amministratori provinciali, amministratori regionali, si facciano forte di quello che hanno realizzato. Perché io chiedo a tutti voi: se un amministratore non si impegna nella realizzazione di determinate opere, nella creazione di determinati servizi, nella tutela degli interessi della gente, perché si stanno a fare allora? L'amministratore ha questo compito e di questo deve rispondere alla cittadinanza. Invece noi dobbiamo eventualmente criticare, mandare a casa quegli amministratori che non fanno il loro dovere. E tra l'altro, non dimenticando mai che gli amministratori quello che fanno non lo fanno di tasca loro, ma lo fanno utilizzando le risorse che sono a disposizione della cittadinanza, utilizzando quelle risorse che vengono messe da parte in vario modo, molto spesso con quelli che sono le tasse che i cittadini pagano, e quindi sono dei soldi che vengono ritornati loro sotto forma di servizi e di strutture che gli spettano. Non sono forme di elargizione che vengono concesse gratuitamente chissà da chi. Detto questo, volevo sottolineare come alla base del nostro programma e nelle premesse abbiamo sottolineato sempre l'interesse nostro per le persone, perché noi ci rivolgiamo alle persone, alle loro difficoltà, ai loro problemi. In questo periodo di campagna elettorale abbiamo girato tanto ed abbiamo avvertito quante e quali siano le difficoltà che la gente incontra: difficoltà di ordine economico, difficoltà di ordine sociale, ci sono problemi di solitudine, di abbandono, di gente che non riesce a parlare e comunicare. Ecco perché, ripeto, noi ci siamo posti come primario obiettivo quello di riuscire a comunicare con la gente, di essere, come dire, una
un punto di ascolto delle esigenze delle persone e di attenzionare queste esigenze, ma di tutti, senza preferenze, senza fare distinzioni, senza guardare alle idee e ai colori politici. Ecco perché proprio nella prima parte del nostro programma parliamo della nostra attenzione alle difficoltà, alle nuove povertà, a tutte quelle persone che non riescono ad affrontare adeguatamente il mese, perché tante volte le loro risorse finiscono prima che si arrivi alla fine del mese. Abbiamo parlato dell'esigenza di tutelare anche i portatori di handicap, le persone diversamente abili, tutti coloro che vivono condizioni di diversità e che non trovano magari nella società le risposte adeguate alle loro esigenze. Noi cercheremo di tutelare queste esigenze, ci impegneremo al massimo per queste cose, nel potenziare le strutture diurne, nel potenziare anche nel cercare di realizzare quelle strutture che diano accoglienza a queste persone che non abbiano dei parenti in grado di occuparsi di loro. E poi abbiamo parlato dei giovani, perché è necessario far scoprire ai giovani l'importanza della politica, l'importanza del dialogo, della partecipazione. Molto spesso i nostri giovani oggi non trovano i contenitori giusti, le occasioni giuste per far valere i loro interessi, le loro esigenze. Non trovano i contenitori dove manifestare la loro voglia di esserci e di fare. È chiaro che poi siamo occupati un po' di tutte le altre problematiche che riguardano la nostra cittadina. Perché, ripeto, è vero che abbiamo parlato di quante cose si vogliono fare, ma perché queste cose poi non si realizza veramente? E sempre si rimanda al futuro. Abbiamo bisogno sempre di gente che viene a farci promesse che puntualmente non vengono mantenute. Ecco, il nostro impegno è quello che le poche promesse che abbiamo fatto col nostro programma cercheremo di mantenerle, di portarle a compimento, senza strafare, senza promettere miracoli. E cercheremo anche di far sì che certe esigenze che vengono avvertite dalla cittadinanza possano trovare le giuste risposte. Ecco, stasera si parlava ad esempio dell'illuminazione del nostro paese, ma ci sono dei punti che sono ancora poco illuminati, dei punti che non vengono salvaguardati. Basta non andare lontano nelle periferie della città, ma basta guardare anche la nostra chiesa, la chiesa di San Sebastiano, che sicuramente non è adeguatamente illuminata e valorizzata per quello che sono le sue caratteristiche. E allora ecco, dobbiamo cominciare da queste piccole cose, da queste piccole esigenze, per portarle a soluzione. Considerata allora, noi vogliamo essere rispettosi dei tempi. Ci hanno sottratto anche qualche minuto perché sappiamo che la campagna elettorale deve cessare entro le 11. E noi cerchiamo di rispettare anche questo, proprio come ulteriore segno di rispetto delle regole, di trasparenza che ci deve contraddistinguere. Quindi il nostro impegno è di non fare promesse inutili e che non potranno essere mantenute. Noi da questo momento in poi rispetteremo la discrezione di tutti, sapendo che questo spazio di tempo fino a domenica sarà dedicato a delle valutazioni che noi speriamo positive, che la gente possa individuare nella nostra lista e nella nostra candidatura l'opportunità di dare veramente un cambiamento, di costituire veramente un'alternativa per il nostro Paese. Speriamo quindi che queste ore vi portino a riflettere adeguatamente e a capire che da parte nostra ci sarà il massimo sostegno, la massima disponibilità, la massima sincerità e soprattutto che non andremo a curare gli interessi di nessuno. Quindi ogni voto, ogni consenso che ci darete sarà un voto e un consenso che darete a voi stessi e alla cittadinanza tutta. Noi vi assicuriamo che da soli sicuramente non saremo in grado di realizzare molte cose, ma tutti insieme possiamo farcela, tutti insieme possiamo costituire l'alternativa vera per far crescere e decollare Palazzolo. Grazie a tutti.